essendo Correggio a metà tra Reggio e Modena, spesso si facevano delle scampagnate musicali, delle avventure musicali anche a Modena dove c'era il Graffio, a Carpi dove c'era il Tuvat che è stato uno dei locali più particolari, quasi una sorta di piccolo club berlinese, molto scuro, molto stretto, soffitto basso, dove si ritrovava un po' tutta quella che era l'intelligenza musicale. Reggiane, non solo Carpigiana, Modena, insomma, si trova tutta lì. Sino ad arrivare a un grosso boom negli anni 90. Gli anni 90 sono stati forse il momento in cui c'è stato uno scoppio a Correggio della musica, probabilmente anche in un certo modo coltivata e fertilizzata da quella che è stata una serie di locali che c'erano in zona, i primi circoli arci dove si faceva musica, dalle radio, come abbiamo detto, dalla festa dell'unità fondamentale per Correggio, perché la festa dell'unità era oramai un punto fisso nella mappa dei grandi tour internazionali, dei grandi artisti e dei gruppi internazionali.